Credo proprio di sì. Il problema è che non ci dicono, ci dicono molto poco. Quello che ci dicono è contraddittorio. Io credo che anche loro in parte non sappiano che cosa sia successo realmente e che cosa fare soprattutto, e ci danno notizie confuse. Mi sembrano in stato di confusione, una confusione che si mescola però con degli interessi precisi, con dei calcoli che loro fanno sul carico che dovranno farsi per le conseguenze, sul futuro, cioè è tutta una cosa. L'industria nucleare marcia le fondamenta perché intrinsecamente non fornisce le informazioni. Ogni volta che c'è un incidente, anche nel passato, viene sempre sminuito, viene sempre drammatizzato, non è successo nulla. E qui ci sono un misto di parziali ammissioni, notizie contraddittorie. Per esempio la notizia di qualche giorno fa che avevano trovato plutonio in vari punti non è mai più stata confermata, ed è una gravità eccezionale, perché il plutonio c'è nel nocciolo del reattore 3, col combustibile misto che era in funzione, quindi è soggetto all'incidente, nella piscina del combustibile esaurito del reattore 4, che desta moltissime preoccupazioni. Quella notizia non è più stata confermata. Come si fa a valutare le cose se le informazioni sono così reticenti, parziali, manovrate? Capisci? Io credo veramente che la situazione sia fuori controllo. Ci sono anche valutazioni contraddittorie. Chi dice che l'incidente a questo punto è più grave addirittura di Chernobyl. Io non so dire questo, ma sicuramente la gravità dell'incidente è enorme, è colossale, è epocale, è un'apocalisse. La verità vuol dire una gravità eccezionale, perché il plutonio è uno degli elementi, tra l'altro è un elemento artificiale, ricordiamoci, non esiste in natura, è uno degli elementi più pericolosi, sia per la tossicità chimica, perché i metalli pesanti sono, lo sappiamo che sono per il plutonio, è il più pesante di tutti, perché è più pesante dell'uranio, sia per la pericolosità radiologica, perché se il plutonio è stato emesso e in tal caso sarebbero delle particelle del plutonio, microparticelle, e se entra nelle catene alimentari, se inquina il terreno, l'acqua, è un agente spaventoso per le conseguenze che può avere, e anche, ripeto, per l'indice della gravità dell'incidente. Questa è una buona domanda, bisognerebbe sapere che cosa succede lì dentro. Qui bisogna capire se la fusione dei noccioli c'è stata, di uno lo hanno ammesso, parziale. Io avevo letto anche per il reattore 1 addirittura il 70% del nocciolo fuso, ma sono notizie che non vengono confermate. Quindi capire che cosa sia peggio lì è difficile, è tutto un disastro, a me pare. Non esiste un meglio, è tutto peggio. Poi la catastrofe può essere peggiore o diciamo meno peggio, ma parlare di peggio e di meglio è difficile. Qui ripeto, il plutonio, al di là delle conseguenze drammatiche sulla salute, se si sparge nell'ambiente, entra nelle catene alimentari, è l'indice della gravità dell'incidente, perché ripeto, potrebbe venire dal reattore 4 che era spento, che conteneva grandi quantità, quanto ci hanno detto, di combustibile esaurito al plutonio, e in quel caso qual è lo stato di questa piscina? Non si capisce. Anche l'acqua che ci hanno detto che buttavano sui reattori, ma l'acqua non va dentro i reattori, per farla entrare dentro ci vogliono delle pompe. Se buttavano dall'alto non si capisce a cosa servisse, ecco, e poi l'acqua radioattiva, dicono che hanno tappato questa falla, ma da dove veniva quest'acqua? Una crepa, ma da che cosa? Insomma, qui quei reattori hanno un circuito primario di raffreddamento che è direttamente in contatto con l'esterno, perché va direttamente in turbina, a differenza di altri reattori, e quindi se ci sono state fuoriuscite di acqua radioattiva, vuol dire che non so, che appunto si può essere rotto questo circuito
di raffreddatore, quindi i noccioli sarebbero scoperti in contatto con l'esterno, il nocciolo almeno di uno, non si capisce nulla, io direi veramente che non si capisce nulla. Beh, in effetti appunto non ci dovrebbero essere, cioè, se c'è la fusione del nocciolo, io sinceramente non so che cosa, in un reattore spento, il primo processo grave è il fatto della grandissima radioattività e della grandissima energia, del grandissimo calore sviluppato, che può portare appunto alla fusione del nocciolo. Una volta che il nocciolo è fuso non è più controllabile, perché il metallo non è più dentro le sbarre, si è mescolato in un'unica massa, almeno nelle parti fuse. Io non so come si distribuisca rispetto al moderatore, perché le sbarre sono immesse nel moderatore, ma a quel punto se fonde le sbarre si uniscono. Io sinceramente, può darsi che una reazione a catena possa anche riprendere in quelle condizioni, non è una reazione a catena, come dire, che dia una bomba nucleare, è una reazione a catena che contribuirebbe a produrre ancora più energia e calore e quindi ad aggravare la situazione. È difficile dire che cosa succeda. Tra l'altro, l'altra cosa preoccupante è che qui non hanno nessuna idea di come potranno isolare questi reattori. Hanno parlato di coprirli di cemento come a Chernobyl, ma intanto sono perlomeno quattro l'operazione. A Chernobyl, ricordiamoci che gli elicotteri che buttavano il cemento sulla centrale, gli operatori potevano stare 6 secondi sopra la centrale per l'altissima radioattività e sono morti tutti praticamente. Oltretutto, buttare cemento su delle centrali in una zona dove continuano ad esserci delle scosse notevoli di terremoto, non certo grandi come la prima, però il cemento, anche a presa rapida, non è che diventa immediatamente solido. Con delle scosse di cemento, c'erano dei tecnici che hanno detto che è impossibile per ora ricoprire di cemento. Il governo l'altro giorno ha ammesso che prima di settembre non se ne parla di isolare questi reattori, quindi può succedere di tutto in questo periodo. Il meltdown è quando appunto il calore è talmente grande che le barre fondono e diventano praticamente un'unica massa. Il punto è che il meltdown può essere parziale, può essere totale. A Chernobyl pare di capire se è stato il meltdown di tutta la massa dell'uranio. Ad Harrisburg nel 79 fu un meltdown parziale e qui si è parlato di meltdown parziale, ma in ogni caso sarebbe in 3 reattori e in qualche modo qualcosa di analogo in una piscina con grandi quantità di combustibile che contiene plutonio. In meltdown, le ripeto, da quello che è trapelato pare che almeno in un reattore l'hanno anche ammesso, la parziale fusione del nocciolo. Meltdown vuol dire appunto fusione del nocciolo per il grande calore che fa fondere i metalli, arriva a temperature tali da fondere i metalli, fonde la guaina di zirconio delle barre, fondono le barre, formano un'unica massa. Almeno in un reattore un meltdown parziale lo hanno ammesso, però il dubbio è che ci sia in tutti i 3 reattori e che qualcosa di molto grave sia successo e stia succedendo anche nella piscina di combustibile, che ripeto contiene quelle del reattore 4 combustibile al plutonio. Guardi che le piscine di combustibile hanno un problema, che non sono all'interno dei contenitori a tenuta, quello di cemento, non parliamo di quello d'acciaio, è per il nocciolo, ma quello di cemento a tenuta, le piscine di combustibile sono fuori, quindi se succede qualche cosa sono a contatto diretto con l'ambiente.